È come se un po' si fossero, non lo so, si fossero unite delle energie in maniera spontanea, come spesso succede nella vita. Quindi da questo naturalmente parte l'idea di fare un progetto non solo fotografico, ma video. Quale forma migliore del documentario poteva raccontare noi la nostra esperienza, quindi documentare quello che stavamo andando a fare passo passo, ma anche il fine ultimo di questo progetto era dare un'informazione, appunto perché il primo ostacolo è la mentalità e i pregiudizi che ci sono dietro il mondo della canapa. Dobbiamo usare tutto quello che è democraticamente, legalmente permesso per chiudere uno per uno tutti questi luoghi di diseducazione di massa.